No, 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 fa sempre così. Se fosse tornato ieri mi sono messo la Parigi, quindi buonasera amiche e amici del campionato d'Elite, questa sera in diretta dallo stadio Borgo Rosso, i quarti di finale della scusate, non stadio Borgo Rosso, stadio Borghesiana, partita tra Locovo di Casilino e Borgo Rosso. Chi vince andrà in semifinale, sfiderà il Maccabi. Data ancora incerta, non so se si giocherà il 4 o il 6. La partita sta per iniziare, quindi possiamo darvi le formazioni ufficiali. Borgorosso che si schiera con un 4-5-1, Carmosini in porta, difesa 4 composta da Marchetti, Tartaglia, Cervalieri, Benedetti, centrocampo Di Maria, Bragaglia, Parri, Perrolo e Venale. Davanti l'unica punta ci cerchia col numero 19, che fino all'ultimo è stato in ballottaggio con Del Sio. Risponde il Locomotive con Rizzi in porta, difesa 4 composta da Barone, Sardo, infatti, prova ad attaccare subito il Borgo Rosso, lo difende molto bene il Locomotive. Formazione del Locomotive, dicevamo 4-3-3, Rizzi, Barone, Sardo, Antolini, Foscarini, Bellini, Apuzzo, Del Sole, Fiori, Cicchetti e Gaeta. Eccolo qui subito Barone in possesso palla, decide di andare a via centrali, perde per poco, anzi stava per perdere il pallone, l'aveva attaccato Di Maria anche molto bene. Porta avanti palla il Locomotive con Fiore che va all'indietro, supera dalla linea del centrocampo con questo lungo lancio, prova ad andare Foscarini sul pallone, fa buona guardia a Benedetti, palla che viene spedita in fallo laterale. Fallo laterale che verrà battuto in questo momento dal Locomotive. Subito pallone di ritorno, si lotta sempre in quella porzione di campo sul lato destro. Qui ripresa laterale che verrà battuta a lunga, non la prende nessuno. Poi per fortuna del Borgo Rosso c'è un grande intervento di Tartaglia che spazza via il pallone. Adesso può partire il contropiede del Borgo Rosso, ancora un errore, ha già recuperato palla il Locomotive con il lancio in avanti tentato da Apuzzo, troppo lungo qui il tentativo del numero 77, però è stato anche bravo il 27 del Borgo Rosso a spedire il pallone direttamente nel fallo laterale. Qui intanto tentativi d'intesa tra Di Maria e Perrolo, intesa che però non va a buon fine. Rimessa laterale per il Locomotive, già battuta. Si attacca sempre sulla fascia destra, almeno in questi primi minuti. E questo è l'imprinting che sembra aver dato il mister del Locomotive. Qui però brutta palla persa, quindi può respirare un po' il Borgo Rosso. Pallone che viene mandato all'indietro, poi lancia in avanti a cercare Cicerchia, che viene però anticipato. Cicerchia, centrocampo, prova il lancio in avanti, tanti lancioni da parte del Borgo Rosso in questo momento, però azioni costruite fino ad ora non se ne sono viste. Apuzzo se ne va molto bene con una finta, allarga sulla sinistra dove c'è Barone, vertice sinistro del rigore, Barone arriva quasi sulla linea dell'out, cross in mezzo, cross deviato che stava diventando interessante. Poi è stato qui molto bravo Tartaglia a mandare il pallone in calcio d'angolo, sarà il primo calcio d'angolo del match, sarà a favore del Locomotive Casilino.
calcio d'angolo alla destra del portiere Carmosini, pallone che viene battuto in questo momento, colpo di testa, e impensierisce il portiere, qui testa del numero 33 Antolini, molto molto bravo a svettare il pallone, che però è molto bravo a prenderla, di testa, non tanto a dare, forza al pallone. Quindi Carmosini ha effettuato la prima parata del match. Sale in pressione il combo di Casilino. Borgorossi riesce però ad uscire molto bene. Ottima qui la giocata di prima, però è stato altrettanto bravo Apuzzo nel recuperare il pallone. Gaeta gestisce bene il pallone, c'erano due uomini sotto lui, riuscito a conquistare un'ottima, ottima veramente rimessa laterale. Apuzzo va da Gaeta sulla fascia sinistra, va davanti a Sei Marchetti, lo ferma molto bene, ancora Marchetti prova ad allargare per Parri, è stato qui bravo Gaeta che aveva capito prima l'intenzione del suo avversario e ha mandato il pallone in fallo laterale. Qui però ha già recuperato palla il locomotivo di Casilino, tenta il tiro Cicchetti, deviato, finisce lentamente tra i piedi di Carmosini, che adesso può ripartire immediatamente. Cervalieri porta avanti palla a Cervalieri, poi è costretto a fermarsi, va dal suo compagno di reparto, ancora pallone per Carmosini che decide il rilancio lungo, invia Foscarini, sbaglia qui Foscarini, non un ottimo rilancio, però difesa del Borgorossi, in particolare Benedetti un po' incerto, regala una rimessa laterale per il Locomotive Casilina che viene battuto in questo momento, recupera però bravissimo qui, ci cerca di recuperare il pallone, se ne va con il fisico, il lancio in avanti, occasione di un contropiede per il Borgorossi, si fa vedere l'altra passa Petrolo, il lancio per Petrolo, è stato bravissimo Apuzzo a fermare tutto, Petrolo però ci crede, vince un rimpallo Apuzzo, qui ha rischiato il locomotive Casilino di prendere un gol in contropiede. È stato bravissimo il 77 in maglia arancione ad anticipare Petrolo, però difesa in contropiede, quella in maglia arancio. Cerchio del centrocampo, se ne va molto bene Apuzzo, ancora Apuzzo si allarga sulla sinistra Barone, non viene servito, cerchio del centrocampo, va con l'esterno dall'altra parte, fino a questo momento migliore in campo assolutamente il 77, qui forse un fallo che però non viene ravvisato dall'arbitro, ancora Apuzzo se ne va, si porta la palla sul sinistro, tiro deviato di Apuzzo, tiro sporcato, è stata provvidenziale la deviazione, parata di Carmosini. Parri lancio in avanti di Parri a cercare Petrolo, è un ottimo lancio, è un ottimo rigore, Petrolo sinistro, va con il destro, poi bruttissimo il tiro del 27, si salva qui il locomotive Casilino, pallone che finisce lentamente tra le braccia di Rizzi, e questo è assolutamente un gol sbagliato. Ottimo il lancio, era stato del numero 6 Parri per Petrolo, Petrolo poi è arrivato davanti all'aria, davanti al portiere, dentro l'area di rigore, ha sciupato così un'occasione ghiotta, tanto siamo già dall'altra parte, lancio in avanti per Gaeta, neanche questo lancio era male, è uscito molto molto bene Carmosini. Petrolo, Parri decide di andare indietro, lancio in avanti qui, rischia 27, poi pallone per Apuzzo alla palla sul sinistro, ottima la finta, il passaggio per Cicchetti è stato altrettanto bravo se non provvidenziale il numero 2 Benedetti. Sarà calcio d'angolo per il Locomotive. Problemi con il pallone che si era incastrato sulla rete, adesso quasi tutto pronto per abbattuto il secondo calcio d'angolo del match, bandierina alla destra del portiere del Borgorosso. Salgono tutti in mezzo, cross battuto in
questo momento. Yeah! Un gol meraviglioso di Antolini di testa. 1-0 per il Lokomotiv. Calcio d'angolo battuto alla perfezione da parte di Apuzzo. È saltato il numero 33 Antolini, che ha depositato il pallone in rete. Ci aveva già provato prima, già la prima occasione per il Lokomotiv era arrivata proprio dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Altro cross in mezzo con il sinistro, tagliato bene dentro, colpo di testa di Antolini, che è saltato davanti, saltando sopra tutti, portato in vantaggio la formazione in maglia arancio. E quindi in questo momento il Lokomotiv vola alle semifinali. Adesso ha già la possibilità di raddoppiare. Pallone centrale per Cicchetti, è uscito molto bene Carmosini, che prova subito a far ripartire i suoi. Porta avanti Petrolo, che ha sulla coscienza il fatto di aver cestinato la prima grande occasione del match, solo davanti al portiere. Adesso esce molto bene dal pressing il Borgorosso. Qui però lancio completamente sballato, il pallone recuperato dal Lokomotiv Casilino quando siamo arrivati al decimo minuto di gioco del primo tempo. Mista tra le battute in questo momento, ancora Buzzo sul cerchio del centrocampo, allarga sulla sinistra, fa correre il 5 sardo, che però sbaglia il passaggio, anticipato molto bene Pedro Loparri di Maria. Bandiera da Tartaglia, che va per vie centrali, ancora da Parri, pressing alto su di lui, addirittura Apuzzo si è sganciato dalla mediana ed è andato a pressare nella tre quarti offensiva. Qui lancio in avanti, fallo anche un po' tattico. Stava uscendo molto bene il Borgorosso, fatto fallo il numero 4 Barone, azione bloccata, si ripartirà con un calcio di punizione per il Borgorosso, battuto in questo istante, lancione in avanti, ben anticipato però Cicerchia, sì, può ricominciare da dietro il Lokomotiv. Il pallone che viene gestito sull'out di destra, poi si torna ancora per vie centrali per Apuzzo. Bellini va da Apuzzo, che si gira su se stesso, rischiando tantissimo. Perro è andato in pressing, vediamo cosa deciderà l'arbitro, anzi scusate il guardaline, sarà rimessa laterale per il Lokomotiv, rischio del 77, un po' lezioso in questo frangente. Ha già riconquistato palla il Borgorosso, prova l'imbucata centrale, pallone che stava per arrivare a Petrolo, ci cerchia, cross in mezzo, non ci arriva nessuno, blocca molto bene Rizzi. Va da Antolini, autore del gol dell'1-0. Il gol che fino a questo momento sta decidendo la partita. Qui forse... No, invece ma come cazzo fa ese fallo suo? Fallo del giocatore del Lokomotiv, che si era allungato il pallone. Ha colpito in pieno il suo avversario, l'arbitro ha deciso di fischiare fallo, calcio di punizione per il Lokomotiv. Per il Borgorosso, scusate, calcio di posizione che verrebbe battuta in questo momento, non la prende nessuno, palla che prova resta lì con Cicerchia, che prova il tiro debole, blocca senza problemi Rizzi. È già ripartito il Lokomotiv, lancina avanti a cercare Apuzzo, lo stoppa molto bene il pallone, cerchio del centrocampo, allarga sulla sinistra dove c'è Gaeta va indietro da Barone, Apuzzo va da Bellini, Gaeta davanti a sé, Petrolo recupera Gaeta, proprio è costretto a tornare indietro da Sardo che va da Antolini al
l'uomo davanti a sé, lo supera con una finta, torna ancora da Sardo, Abuzzo, ancora per Sardo all'indietro, Sardo lancio in avanti a cercare Cicchetti che stoppa male il pallone, però poi recupera ultimamente palla, Fiore lancia sulla sinistra Foscarini, una finta di Foscarini, va da Cicchetti da rigore, Cicchetti il tiro, deviato, terzo calcio d'angolo della gara per il Lokomotiv Casilino che sta facendo vedere qualcosina in più, che fino a questo momento sta meritando il vantaggio. Vediamo il parziale 1-0, Lokomotiv Casilina contro Borgorosso, il gol di Antolini. Calcio d'angolo che verrà battuto in questo momento, palla che resta lì a Buzzo, la porta fuori, poi prova a servire Bellini. Occasione persa qui per il Lokomotiv, prima da calcio d'angolo aveva trovato il gol e qualche minuto prima del gol si era ancora resa pericolosa dagli sviluppi di corner, questa volta non è uscita come prima. Sinistro di Bellini non è stato fatale come nelle prime due occasioni. Sardo porta avanti il pallone, sta per superare nel centrocampo, poi decide di andare da Puzza. Puzza va per vie centrali in verticale da Gaeta, Cicchetti va di ritorno per Gaeta, vince rimpallo il Lokomotiv, poi nulla di fatto, Parri davanti a sé Barone che decide di andare indietro da Petrolo, perde qui un brutto pallone il giocatore di Maria, il giocatore del Borgorosso. Qui sale il pressing del Borgorosso. Gaeta qui sbaglia, però poi sbaglia incredibilmente anche Marchetti, quindi può ripartire il Lokomotiv. Bellini con una finta supera Parri, ancora finta su Parri, se ne va Bellini. Lancio in avanti, pallone per Petrolo che manca l'aggancio, poi scivola Barone, anzi no, c'è stato il fallo di Petrolo. Non è d'accordo il 27 del Borgorosso, lui pensava che il 4 Barone fosse scivolato, non è dello stesso avviso l'arbitro. È già ripartito il Lokomotiv Casilino, Fiore allarga sulla sinistra molto bene per Foscarini, intervento duro, forse un po' troppo di Benedetti che dice che ha preso il pallone, però l'intervento non era dei migliori. Sì, 17° minuto, risultato 1-0 per il Lokomotiv, ricordiamo decide la rete di Antolini sul colpo di testa dagli sviluppi di un corner all'ottavo minuto del primo tempo. Intanto c'è un po' di bagarre in campo, al circuito del centrocampo, un po' di discussioni tra i giocatori, discussione che viene battuta in questo istante, viene però fermato sul vertice dell'area di rigore del Sole. Questo gioca da quest'altra parte con Barone il Lokomotiv che va per le vie centrali, Apuzzo prova a cambiare totalmente il gioco, a cercare del Sole, la spizza di testa, palla che riesce comunque ad arrivare a Foscarini che però poi perde palla, il pallone che viene recuperato dal Borgorosso. Abbatte l'angolo, gioca il Borgorosso sullo stretto, sbaglia però il rilancio, riparte molto molto bene il Lokomotiv, Barone se ne va da Petrolo, Parri su di lui, se ne va anche a Parri, poi decide di andare indietro, bel passaggio sulla destra per Foscarini che però non riesce ad agganciare il pallone, questo rimbalzo della palla sul terreno ha ingannato il giocatore della Lokomotiv. Quindi
possesso per il Borgorosso. Adesso deve lottare, però ferma tutto l'arbitro per un calcio di punizione. Anzi no, rimessa laterale per il Lokomotiv, che verrà battuta in questo momento a cercare Del Sole, che però non aggancia la palla. Attimi di confusione in mezzo al campo, ne ha la meglio il Borgorosso, che può partire in contropiede. Si stava sganciando Cicerchia, però non viene servito, perso troppo tempo e ha già recuperato palla il Lokomotiv, soltanto per un attimo, perché si ripartirà da rimessa laterale per il Borgorosso. Fase confusionaria del match in questo momento, ci sono poche azioni collettive e anche poche giocate individuali. Prova Parri a dare una svolta al match, non trova compagni liberi, quindi è costretto a tornare indietro da Tartaglia. Potrebbe servire sulla destra Marchetti, non lo fa, per via centrali Parri, c'è appunto su di lui Parri, in cui sta un ottimo calcio di punizione. Abuzzo non gli concede subito la distanza, un po' per perdere tempo. Infatti Parri qui sbaglia, Tartaglia però un po' di nervosismo in questo momento, e Benedetti decide di andare indietro dal proprio portiere. Tenta un colpo di tacco Cicerchia, sbagliato però Del Sole, larga sulla destra da Foscarini, sbaglia, conquista quindi una rimessa laterale Borgorosso, che può andare Di Maria fermato, può partire il contropiede, lato destro del campo, porta avanti il pallone Del Sole, che prova a lanciare Gaeta, anticipato Parri, Di Maria sulla linea del centrocampo, si torna però indietro, ancora pallone per Di Maria con il sinistro, provato a lanciare Venale, lancio non è stato dei migliori, ha fatto buona guardia il numero 33 Antonini, ed è già ripartito il Lokomotiv, che esce molto bene Apuzzo, cerchio del centrocampo, viene spintonato da Petrolo, che però non viene fischiato fallo, poi lì attimi di confusione, pallone che incredibilmente arriva a Cicchetti con il destro, viene ravvisata la posizione di offside del numero 9. Fuori gioco fischiato al numero 9 Cicchetti, poi un po' di lamentele anche sugli spalti per questo fuori gioco, che effettivamente non sembrava neanche a me ci fosse, anzi prima c'era anche un possibile fallo su Apuzzo. Comunque riparte l'azione del Borgorosso, altro errore in fase di impostazioni per i ragazzi in maglia biancoceleste. Sarà che in questi giorni i colori biancocelesti non stanno vivendo bei momenti. Rimessa laterale battuta in questo momento, porta palla il 27 del Lokomotiv, allarga sulla destra, cross in mezzo per Del Sole, che la spizza di testa, sfiora il palo, occasionissima per il numero 10, qui ottima azione da parte del Lokomotiv. Siamo arrivati quasi al 23° minuto del primo tempo, ricordiamo il passare 1-0 per il Lokomotiv, rete di Antolini, l'ottavo minuto degli sviluppi di calcio d'angolo, ancora possesso palla del Lokomotiv, Apuzzo, va indietro, poi qui erroraccio però, lancio sbagliato da parte del Lokomotiv, recupera palla a Borgorosso, Parri viene però anticipato molto bene, si sgancia
dalla difesa sardo, che va da Cicchetti, gestisce bene il pallone Cicchetti, poi cross in mezzo per Sardo, 2-0 Lokomotiv, anzi no, fuori gioco. Ma che è fuori gioco? Pari io. Fuori gioco di Sardo. Vediamo se vediamo se si andrà al VAR. Sì, si andrà al VAR. Andre! VAR. Sì. Tutti al VAR. Connette un attimino. Sì, sì. La prospettiva però è difficile. No, non è facile, sì, però pure per me secondo me era fuori gioco. Dici era? Sì, secondo me sì, però. Boh. Ecco, sta connetta. Sì, sì. Ma fuori gioco di quello che ha segnato o di quello che è venuto fuori? No, di quello che ha segnato ovviamente. Perché sembra quello dei Cicchetti prima che questo. Infatti forse i Cicchetti sì, ma questo no. Qua per fermare poi guarda per fermare se premi okay. Sta la pausa sì, se vai in aspetta che qua sta cancellando ma ti ha corso troppo tanto l'hanno immortalato di loro possono dirvelo i miei testimoni non so così veloce a fuori gioco c'era 10 metri dietro la riga c'eri ultimo ah mica sono andato parecchio dietro porco di Giuda. Mannaggia. Aspetta. Ah. Tato, l'arbitro sta controllando al VAR. Ancora non ha deciso se convalidare o meno il gol. Gran gol. Ci suggeriscono il gran gol. Sì, faccio pure il fermo immagine. Quello si vede che sta in aria, si vede. Stai grazie. Quando parte. Fuori gioco, raga. Siamo convinti. Fuori gioco confermato, quindi si ripartirà dall'1 a 0. Ci è voluto un po' prima di decretare prima di questa decisione. Una sentenza. Prima di questa decisione annullato quindi il gol a Sardo. Quindi si ripartirà dall'1 a 0 per il Lokomotiv. Benedetti sbaglia il passaggio. Benedetti ha già recuperato palla il Lokomotiv. Sardo prova il lancio in avanti a cercare Cicchetti. Stop del 9 che poi allarga molto bene sulla destra. E prova il tiro deviato. Pallone che stava restando in zone pericolose. Poi pallone in avanti a cercare Cicerchia. Fallaccio sul 19. Adesso si tocca anche il ginocchio, qui però bellissima azione dentro la Borgoro sul lancio per Marchetti, che viene però anticipato. Gaeta sbaglia tutto, recupera palla Di Maria, va dal 20 in maglia albiceleste, poi sbaglia qui il colpo a Puzzo, poi libera Marchetti che si accentra, poi decide di andare per vie centrali, c'è Bargaggio. Porta avanti palla Cervalieri scivola al momento del lancio, però il lancio non era per niente uscito male. Qui Parri prova ad andare a conquistare il pallone con Barone, conquista però soltanto una rimessa laterale. Petrolo andrà con le mani proprio sotto la nostra postazione. Petrolo va da Bargaglia che intanto una finta e controfinta sul diretto avversario, però viene anticipato Cicchetti.
anticipato soltanto per un attimo da Cervalieri, poi allarga molto molto bene sulla destra dove c'è Fiore. Fiore porta avanti il pallone con il sinistro, pallone per Gaeta che ha provato con il sinistro in spaccata a cercare Cicchetti. L'idea non era male, non è però arrivato il pallone al 9 in maglia arancio. È già ripartita il Borgoroso, adesso partita molto molto più viva, ci sono pochi veramente attimi di stop. Ha già recuperato palla il Lokomotiv, il Cervalieri ha salvato quasi un gol. Ci cerchia Parri, larga sua destra dove c'è Marchetti, davanti a Segaita, Marchetti va da Tartaglia, Tartaglia per via centrale da Parri, Parri con il sinistro ancora per Tartaglia, si allunga un po' il pallone, era arrivato subito in pressing e Fiore, poi Del Sole qui recupera un ottimo pallone sul cerchio del centrocampo. Parri lancio in avanti a cercare Cicerchia che se n'è andato con un'ottima giocata su Barone. Fallaccio del 4, si ripartirà con un calcio di punizione, vediamo se Cicerchia riuscirà a rientrare in campo. Già prima aveva subito un colpo, poi era anche in dubbio ad inizio gara. Infatti vedo io in lontananza si sta scaldando Del Sio. Calcio di punizione che verrà battuto a breve. Cicerchia sembra stare benino, zoppica un pochetto però non vuole assolutamente abbandonare il campo. Sul punto di battuta Di Maria, tre uomini in barriera per il Lokomotiv, posizione sulla destra, batte Di Maria con il destro, posizione buttata assolutamente, cross completamente sballato. Può ripartire con estrema calma l'estremo difensore del Lokomotiv che adesso allarga sulla destra da Foscarini. Cicchetti, ancora Foscarini, è andato per via centrale da Del Sole, completamente cambio gioco. Capuzzo porta avanti il pallone, si fa vedere sulla sinistra il 4 del Lokomotiv, poi pallone per Gaeta che fatto il velo per Apuzzo, non l'ho capito Apuzzo, può partire in contropiede il Borgorosso. Parri, Tartaglia, da Di Maria, pallone troppo lungo. Sardo fa buona guardia. Apuzzo, torna indietro. Pallone che in un modo o nell'altro riesce a finire sui piedi di Del Sole. Lancio per Gaeta solo davanti al portiere. Appoggia per Cicchetti firma il 2-0, ma è tutto fermo. Ancora un altro gol annullato, anche se in questo caso ovviamente non si può parlare di gol annullato perché il fischio dell'arbitro è arrivato prima che Cicchetti depositasse il pallone in rete. Lanci davanti a cercare Pedrolo, buona guardia a Barone, acquista però una rimessa laterale il Borgorosso. Si gira Di Maria con il destro, pallone troppo lento e blocca l'estremo difensore Lokomotiv, Verissi. Bellini, Del Sole, larga la sua destra, Foscarini, perde palla il Lokomotiv, può partire sulla fascia sinistra esterna del Borgorosso che viene strattonato e messo a terra da Foscarini. Sarà calcio di punizione, è un calcio d'angolo ravvicinato, siamo vicinissimi all'area di rigore, lato sinistro dell'area di rigore. Vediamo se andrà con il destro, con un pallone in mezzo il giocatore del Borgorosso, l'altro vicino a lui c'è anche Parri, vediamo se
troverà uno schema oppure andrà direttamente in mezzo. Questa occasione da non sbagliare per il Borgo Rosso. Infatti va da Parri che porta il pallone, tenta con il destro, parata di Rizzi, sfiora il gol del pareggio il Borgo Rosso. Rimessa laterale per il Borgo Rosso, adesso si tiene in avanti, poi sbaglia qui. Il terzino del Borgo Rosso, l'appoggio però riesce comunque a questa rimessa laterale. Siamo tornati indietro, siamo arrivati al 34esimo del primo tempo. Qui ha provato Gaeta a mantenere il pallone in campo, c'è riuscito, poi erroraccio del 20 Bagaglia. Poi il calcio di punizione conquistato dal Lokomotiv, fallo tattico, perché il Lokomotiv poteva diventare pericoloso. Non lo so. Del Sole. Prova a battere Del Sole, il calcio di punizione troppo lungo, blocca senza problemi Carbosini. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Vediamo se verrà dato recupero per il controllo, per il check del VAR che c'è stato in precedenza. Qui recupera, palla molto bene il Borgo Rosso, può partire in contropiede, pallone per Pedrolo che sbaglia però l'aggancio, poi palla che resta lì per Venale, che non sta disputando un'ottima gara, lo ha dimostrato anche in questo momento. Cicchetti appoggia per Busso che poi allarga molto bene sulla destra, parte il contropiede del Lokomotiv in area di rigore. Fiore entra in mezzo, è stato bravissimo Cervalieri a fermarlo con l'intervento in scivolata e spedire il pallone direttamente in calcio d'angolo per il quarto calcio d'angolo del match per il Lokomotiv. 36esimo del primo tempo, Lokomotiv 1 Borgo Rosso 0, gol di Antolini proprio su calcio d'angolo. Vediamo se il 33 riuscirà a bissare il gol di inizio gara. Pallone messo in mezzo in questo momento, Cicchetti la sfiora, pallone che resta lì, poi c'è il miracolo di Rizzi e poi pallone che viene buttato via in fallo laterale. Sono un po' confusionario, infatti non sono riuscito bene a capire chi ha provato il tiro verso la porta. È stato comunque molto molto bravo Carmosini. Laterale per il Lokomotiv. Lascio in avanti a cercare Cicchetti, bravissimo Carmosini. Può ripartire il Borgo Rosso. Rimessa laterale per il Borgo Rosso, un po' di confusione, non erano convinti i giocatori del Lokomotiv, però comunque azione che è continuata. Pedrolo con il colpo di tacco, sono bravissimo Antonini a fermare tutto. Poi prova a partire in contropiede il Lokomotiv, però conquista un ottimo rimessa laterale il 2 Benedetti, prendo rimbalzare il pallone addosso a Fiore. Parri ha provato il lancio in avanti, sbagliato però in questo caso. Molto molto bravo Del Sole che lancia Puzzo,
Era partito Gaeta, ha provato invece a lanciare Cicchetti, che non aveva capito, o meglio, forse non si aspettava il lancio del suo compagno di squadra. Il pallone perso. Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Poi vediamo se ci sarà recupero. Lancio in avanti. Pedro lotta con Barone, però pallone che poi viene spazzato via da Sardo. Lancio in avanti a cercare Cicerchia, lato destro del campo, va da Pedro, vertice destro del rigore, Pedro in area di rigore, prova il cross in mezzo, non c'è nessuno, va dall'altra parte, Fiore protegge molto bene il pallone, poi va da 77 del Lokomotiv che si gira, va dall'autore del gol Antolini. Avanti il pallone il Lokomotiv per una delle ultime azioni del primo tempo, molto bravo qui Fiore. Cicchetti in area di rigore davanti al portiere Cicchetti, il tiro, si è allungato troppo il pallone, parata di Carmosini e altra occasione persa dal Lokomotiv che poteva raddoppiare. Quasi al 40° minuto del primo tempo, vediamo se l'arbitro darà recupero oppure manderà giocatori, no, vengono segnalati in questo momento 2 minuti di recupero, quindi si andrà avanti fino al 42° del primo tempo, 40° che scocca proprio in questo momento, 2 minuti di recupero e ci sarà la fine della prima frazione. Lancio in avanti a cercare Cicerchia che può fare poco in mezzo a tutte maglie arancio. Rizzi lancio in avanti, Puzzo, la finta ottima di Del Sole per Cicchetti che però poi sbaglia il cambio di gioco, quindi può recuperare palla il Borgorosso. Lancio in avanti a cercare Cicirchia, completamente sbagliato il lancio in avanti del 19, pallone che si perde in fallo laterale. Siamo le battute finali di questo primo tempo, Lokomotiv in avanti per 1-0. Vedo il velo Fiore, però ha fatto buona guardia Benedetti, può partire il Borgorosso, prova il tiro di Maria, ha chiesto un po' troppo al suo destro, pallone che è finito lentamente tra le braccia di Rizzi. Ottima qui l'azione del Lokomotiv, lancio in avanti a cercare Del Sole atterrato, poi pallone che resta lì per Apuzzo, il miracolo di Carmosini. Forse c'era calcio di punizione prima, non venne neanche fischiato il fallo. Adesso gioco fermo, quindi ovviamente il match che andrà avanti per altri 2 minuti. Un minuto, 2 minuti. Bene, fischiato nessun calcio di punizione, quindi resta tutto il miracolo di Carmosini che ha evitato il gol del 2-0. Intanto finisce qui il primo tempo, Lokomotiv in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Antonini, noi vi diamo appuntamento al secondo tempo.
per ricominciare il secondo tempo dei quarti di finale della Coppa MIB, Lokomotiv in vantaggio per una rete a zero grazie al gol di Antolini, entrato dai Edito! Per ricominciare il secondo tempo, mancava il guardalinee. Come Cassano? Sotto la nostra postazione. Entrato con il numero 99 del Sio, uscito con il numero 19, ci cerchia. Vediamo se saprà dare qualcosa in più al Borgo Rosso, che è un po' mancato in fase offensiva. Batterà il Lokomotiv, che ricordiamo in vantaggio per una rete a zero, quarti di finale della Coppa MIB. Chi vince questa sera va in semifinale contro il Maccabi. Rilancio in avanti di Antolini, sbagliato però il lancio del 33, può ripartire immediatamente il Borgo Rosso. Lancio in avanti subito a cercare del Sio, che difficile se ne va, ottima giocata del Zio Di Maria per Venale, cross in mezzo, non c'è nessuno, però arriva del Zio, sono il cross, il tiro, il piccolo problema tecnico, abbiamo potuto commentare l'ultima azione del Borgo Rosso, ha sfiorato il gol del Borgo Rosso, qui calcio d'angolo battuto in questo momento un po' corto, però pallone che resta lì, ancora palla in mezzo, si alza un campanile, spazza via Rizzi, poi del Zio, il tiro, ancora deviazione, qui ottima paraggiata di Venale, tiro, sfiora il palo, ci ha provato il Borgo Rosso molto molto vicino al gol del pareggio in due occasioni. Porta avanza il Lokomotiv, palla sulla destra, Bellini bagnato da il sole a Puzzo. Questo verticalizza, questo un po' troppo, poi lancio in avanti, a buona guardia Benedetti, molto bravo, porta avanti palla il 18 Reali, è entrato nel secondo tempo. Reali, larga sulla destra per Sardo, cross in mezzo, colpo di testa tentato da Fiore, di poco alto. Riparte in contropiede il Borgo Rosso,
lancio in avanti. Vieni, Fiore! Cazzo, ragazzi, io giro solo, cazzo. Abruzzo per Fiore, in area di rigore, Fiore. Prova il cross in mezzo. Ottimo proprio intervento di Carmosini. In secondo tempo tante azioni da una parte e dall'altra, sia per il Borgorosso che più volte ha sfiorato il gol del pareggio, ma altrettanti bravi sono stati i ragazzi del Lokomotiv che hanno sfiorato il gol del 2-0, hanno recuperato già il pallone i giocatori in maglia arancione, porta avanti palla Reali, imbucata centrale per il compagno. Tanto polemiche tra Cervalieri e l'arbitro per un cartellino di troppo non dato. Tanto si ripartirà con un calcio di punizione per il Borgorosso in possesso di palla proprio Cervalieri che lancia in avanti col sinistro del Sio viene fermato da Antonini. Abruzzo può far ripartire l'azione per Fiore, lancio troppo lungo, bloccato molto molto bene Carmonini, riparte subito Parri lancia il passaggio sulla destra, qui si sgancia dalle tre vie il terzino del Borgorosso, cross in mezzo che stava per diventare un tiro, sfiora il palo, ci sta provando il Borgorosso senza però riuscire a trovare il gol del pareggio quando sono già passati quasi 10 minuti del primo tempo. Avanti il pallone Borgorosso che può partire in contropiede, circa del centrocampo, allarga molto molto bene sulla destra, poi erroraccio di Lemmo, poi lancia in avanti per Fiore, ha fatto buona guardia Cervalieri. Pallone che viene spazzato via poi al momento del fallo, Cervalieri che si lamenta ancora con l'arbitro perché per lui queste sono perdite di tempo. E poi arriva il cartellino giallo richiesto da Cervalieri, ammonito il giocatore appena entrato in campo, Reali, ammonito per proteste credo. Fatte Parri. Con il destro per Del Sio, sponda di testa di Del Sio, salva tutto Sarto, è stata ottima la giocata del 99. Del Sio che da quando è entrata ha scosso un po' la squadra. Calcio d'angolo per il Borgorosso. Avrà battuto in questo momento, anticipa tutti però, centrale del Lokomotiv, poi tiro tentato, pallone che finisce addirittura fuori dallo stadio, ripartirà con una rimessa dal fondo. Palla avanti 27, bellissimo il lancio in avanti che carica Gaida, cross in mezzo per Fiore in area di rigore, Fiore toccato, non c'è nulla dice l'arbitro. Non protesta neanche Fiore, effettivamente ha un po' accentuato la caduta. Adesso può partire il Borgorosso in contropiede,
lanci in avanti per Lemmo. Lemmo è appena entrato, più fresco del suo avversario, però non riesce lo stesso ad arrivare sul pallone. Qui il rilancio sbagliato di Rizzi, anticipo di Sardo su Venale, che non è d'accordo con l'arbitro sul calcio di punizione, però si divertirà. Un fallo per il Lokomotiv, che è già dall'altra parte, cerchio del centrocampo. Sbaglia il 30, quindi pallone che poi viene spazzato via, ma ancora in possesso del Lokomotiv. Cerchio del centrocampo, lancio in avanti per Sardo. Toppa il pallone, non bene, poi viene fermato da Venale, che si mette tra il pallone e l'avversario e conquista un calcio di punizione, battuto proprio in questo momento. Lancio in avanti proprio per andare da Venale, che va da Codiani. Pure per vie centrali. Parri lancia in avanti per Lemmo. Lemmo prova a verticalizzare, perde palla, poi la riconquista subito Parri, alza un campanile. Pallone però riconquistato prontamente dal centrocampo arancio. Bellini larga sulla destra dove c'è Sardo, che si lamenta in avanti il pallone. Non c'è nessuno però. Cervalieri, Cervalieri può partire in contropiede il bordo rosso, arrivato Bellini per Apuzzo, non era male l'idea, anticipato però il pallone, può ripartire in contropiede, ripartire l'azione anzi del bordo rosso, qui fermato il giocatore del bordo rosso, non c'è fallo per l'arbitro. Apuzzo, non lo dico, Apuzzo scarica per Reali, il tiro! 2-0 Lokomotiv. Reali è entrato da pochissimo, porta sul doppio vantaggio i ragazzi in maglia arancio. Palla persa in una zona velenosissima del campo, il Lokomotiv non ha perdonato. 2-0 e adesso semifinale che piano piano si avvicina, ricordiamo affronterà il Maccabi in semifinale il 4 di aprile, sempre in diretta dallo stadio Borghesiana. Ripartirà dal dischetto del centrocampo il Borgo Rosso con Del Sio. L'arbitro sta annotando le ultime cose, sostituzione, è uscito Parri, tempi propositivi sicuramente del centrocampo del Borgo Rosso, cioè, anche lui era un po' stremato ed è entrato con il numero 23 Pellicciari. Vince qui un rimpallo del vizio del Borgo Rosso, che prova a lanciare in avanti Lemmo, anticipato dall'autore del gol del 1-0 Antolini. Del Sole, palla per Reali, l'autore del gol del 2-0. Ha provato a verticalizzare in avanti, nulla di fatto. Venale va centralmente, qui bellissima azione del Borgo Rosso, out del campo, pallone in mezzo per Del Sio, anticipato all'ultimo, stava per trovare il gol che avrebbe accorciato le distanze per il Borgo Rosso, sicuramente avrebbe dato speranza per l'ultima mezz'ora di gara. Così non è stato, ancora 2-0 per il Lokomotiv.
lancio in avanti a cercare Reali. Pallone che stava scorrendo via, poi un buon intervento di Cervalieri. Out di destra, fallo di mano, il calciatore del Lokomotiv. La di fatto si ripartirà con un calcio di punizione, fatto un po' di sostituzioni per il Lokomotiv. Esce Fiore che ha disputato un'ottima gara, è entrato con il numero 19 di Geronimo, è anche uscito numero 27, è entrato il numero 26 Luciani. Calcio di punizione per il Borgo Rosso, battuta in questo istante, lancio in avanti a cercare Lemmo e viene però anticipato, può subito ripartire il Lokomotiv, adesso gioca anche più spensierato, però qui erroraccio al centrocampo, recupera palla di Maria che viene poi fermato fallosamente, calcio di punizione già battuto, può partire subito il Borgo Rosso, Del Sio e viene attaccato da Benedetti, gestisce molto bene il pallone Del Sio, il tiro, c'è la parata di Rizzi, poi calcio d'angolo per il Borgo Rosso. Del Sio è l'unico che sta cercando di creare qualcosa, anche se il Borgo Rosso non riesce a trovare la via del gol. L'angolo che verrà battuto in questo istante parte con il destro per Cervalieri che sfiora il palo, sfiorato il gol del 2-1 il Borgo Rosso. Adesso sono tante le occasioni però sprecate ragazzi in maglia bianco celeste. È uscito intanto uscito del Sio che stava disputando un'ottima gara. Vediamo se rientrerà dopo. Qui recupera molto bene palla il 90 del Borgo Rosso, poi però attimi di confusione, conquista un calcio di punizione Bellini per l'entrataccia di Pellicciari. Apuzzo porta avanti palla il 77 che allarga molto bene sulla sinistra, ancora palla di ritorno per Apuzzo, out di sinistra del campo, poi ha provato Macedonia, qui il cross in mezzo non la tocca nessuno, pallone che poteva impensierire il portiere, per sua fortuna è finito al lato, non di tanto però è finito al lato. Ha trovato il 26 il neo entrato Luciani, qui l'altro 26 del Borgo Rosso che lancia splendidamente venale, entra in rete di rigore, venale potrebbe metterla in mezzo, cross in mezzo, non ci arriva nessuno, incredibile azione sprecata da parte del Borgo Rosso, si va dall'altra parte, ancora cross in mezzo, palla che sfiora la traversa e resta lì, incredibile, tantissimi gol sbagliati dalla formazione bianco celeste. Adesso può ripartire il Lokomotiv. Fallo a centrocampo di Venale sulla Rosso. Giusto il calcio di punizione. Controllando palla il 77 del Lokomotiv. Yeah.
calcio di punizione è battuto in questo momento sulla sinistra. Ora, 27 del Lokomotiv, questione del pallone per vie centrali per Del Sole, che non riesce ad agganciare la palla. Può partire in contropiede il Borgo Rosso, azione più offensiva, erroraccia ancora una volta nell'ultimo passaggio. Catena di destra del Borgo Rosso, che non ha disputato una grandissima partita, mentre più a sinistra Borgo Rosso si sta facendo sicuramente vedere di più con Venale. La recuperata in questo istante, si riparte dalla difesa, prova a sganciarsi il difensore del Borgo Rosso, poi lancio in avanti per Venale, ottimo Venale, stop a seguire di Venale con il sinistro, pallone che resta lì, vince un rimpallo, però poi è stato bravissimo centrocampista, il 33 Antolini a recuperare palla e a far ripartire il Lokomotiv. Porta avanti palla il 16 del Lokomotiv, che prova un lancio in avanti, non era male l'idea, però era in posizione di offside. È passato un quarto d'ora del primo tempo. Lancio. Pallone in verticale, tentato dal Lokomotiv, erroraccio però. Prova a ripartire il Borgo Rosso con Botev. Viene però fermato fallosamente. Calcio di punizione che verrà battuto in questo momento. Hanno quasi tutti dentro per cercare una spizzata, una zampata per almeno accorciare le distanze e crederci nel finale di gara. Qui è bruttissimo calcio di punizione battuto, però ancora palla del Borgo Rosso con Venale. Ottima la giocata di Venale, vertice dell'area di rigore, cross in mezzo dall'altra parte. Erroraccio qui da parte del giocatore del Borgo Rosso, che si mangia un gol clamoroso. E un'altra ennesima occasione persa per almeno accorciare il risultato. Era Botev, sbagliato un gol facile. Fallo di Bellini, entrata in ritardo. Calcio di punizione che verrà battuto in questo momento. Altra occasione per il Borgo Rosso per almeno accorciare le distanze. Tanti errori anche sotto porta. In questo momento prova il tiro con il sinistro. Stavolta non viene centrato lo specchio della porta. In avanti, recupera subito palla del Borgo Rosso, stavolta in pressione, intanto qui c'è un cartellino giallo. Borgo Rosso sta pressando meglio, sta pressando bene, infatti si vede anche la differenza, intanto viene ammonito il numero 10 del Sole,
Si vede la differenza rispetto al, al secondo tempo. Che qualcosa in più sta facendo, però non basta, perché comunque il Lokomotiv con l'unica conclusione della seconda frazione è riuscita a raddoppiare. Il calcio di punizione totalmente sbagliato, blocca in presa sicura Rizzi. Sali! Rizzi non sa chi dare il pallone, quindi decide di rilanciare in avanti. Bravo Pappe! Bravo qui Reali, porta avanti il pallone Reali, provato il lancio per Luciani, è riuscito però nell'imbucata, quindi può ripartire con Lemmo il Borgo Rosso, che porta avanti il pallone, glielo sradica dai piedi Bellini e può partire in contropiede il Lokomotiv. Reali porta avanti palla, Reali si fa vedere da questa parte sardo, viene servito in questo momento, anzi no, Luciani si allunga forse un po' troppo il pallone, anzi no, sicuramente, però comunque riesce a conquistare un'ottima rimessa laterale. Luciani con le mani, si sbaglia un attimo l'aggancio Bellini, poi Del Sole un po' troppo lezioso davanti il 18. Fatto altra sostituzione per il Lokomotiv, esce il 10 giustamente Del Sole, appena ammonito, per non rischiare di prendere un'altra ammonizione. Il Lokomotiv, sì, il risultato dovesse restare così, avrà da giocarsi la semifinale della Coppa MIV contro il Maccabi, quindi meglio preservare i giocatori ammoniti. Intanto è entrato in campo, adesso appena vedremo, ve lo diremo. Intanto il pallone che viene rilanciato in avanti, stava quasi per arrivare in tribuna, però si è fermato prima. Intanto è entrato con il numero 21 Fabiani al posto di Del Sole, prova a portare avanti palla il Borgo Rosso, ma già recuperato palla il Lokomotiv, qui lo sbaglia il rilancio in avanti, quindi può partire il contropiede. I ragazzi in maglia albiceleste, errore. Bellini, cerchio del centrocampo, ha trovato un pressing timido, Venale. Ecco, chiedono un fuorigioco i ragazzi maglia albiceleste, che però non c'è. Pallone messo in mezzo da Di Geronimo, troppo prevedibile quel pallone, ha fatto buona guardia difesa del Borgo Rosso, che però qui sbaglia. Bellini può andare con il destro, la parata e poi un'altra spinna vincente, ma è fuori gioco, annullato quindi il 3-0. Annullato il 3-0 del Lokomotiv. Aveva provato, si era spinto fino in avanti Antolini, dalla difesa all'attacco, sarebbe stata la sua doppietta personale, purtroppo per lui era in fuorigioco, quindi secondo gol annullato per il Lokomotiv, come quello del primo tempo annullato a Sardo. Sbagliato qui l'aggancio Lemmo, nulla da fare. Prova il Borgo Rosso a costruire un'azione da dietro, poi il lancio in avanti anticipato molto bene dal centrocampista del Lokomotiv, si sgancia sulla destra Luciani, che però non viene servito, quindi
può riconquistare palla il Borghirosso. Vieni, vieni, Vitto, vieni, Vitto. Vieni, sulla, sulla sinistra, un po' scoperta da questa parte il Borghirosso. Però erroraccio, erroraccio da parte di Lodiani. Perché ha già recuperato palla il Borghirosso. Tanti, tanti errori in, in questi istanti di gara. Porta palla in avanti. Errore. Calcio di punizione conquistato da da Di Maria. Lancio in avanti, proprio la sponda di Maria per Cicerchia. Ancora non è però riuscito a siglare il gol, il numero 19 del Borghirosso, centravanti, rientrato dopo i 10 minuti di Delzio, in cui aveva anche fatto vedere cose buone, poi probabilmente è uscito per un leggero infortunio, perché come abbiamo visto prima non è neanche più in panchina, ma è andato direttamente negli spogliatoi già a farsi la doccia. L'allenatore del Lokomotiv chiede intelligenza e calma alla squadra, perché manca poco tempo. Qui tanto ha recuperato un pallone velosissimo, Reali si gira sul sinistro, gioco di suolo, allarga sulla destra per Luciani, che viene però anticipato. Ottimo l'intervento difensivo di Codiani, poi lancia in avanti per Venale. Non riesce a superare Benedetti. Ottimo qui l'intervento del 2 del Lokomotiv. Ha spazzato via il pallone in fallo laterale, battuto in questo momento Venale, cross in mezzo, anticipato all'ultimo Cicerchia. Ancora però possesso palla per il Borghirosso con Lemmo. Lemmo può sfruttare il suo fisico, però Bellini gioca molto molto bene e conquista un ottimo calcio di punizione. Non mancano circa 8 minuti alla fine della gara, più eventuale recupero. Luciani, quasi nelle di rigore, cross in mezzo, bruttissimo l'intervento di Guglielmi. L'arbitro neanche ha fischiato fallo, sicuramente un intervento bruttissimo da parte del train, scivolata piede al martello. Infatti poi Luciani è andato a richiedere l'attenzione dell'arbitro, che però ha detto che sotto lui non c'è nulla. Reali può partire per il Lokomotiv, lancia ancora Luciani, stavolta il lancio non è preciso come quello di prima. Può partire in contropiede il Borghirosso. Cervalieri, cerchio del centrocampo, palloni in avanti a cercare il nuovo, si incrociano i due difensori del Lokomotiv, quindi recupera palla il Borghirosso, già persa palla. Bellini larga molto molto bene sulla sinistra, occasionissima per il Lokomotiv per trovare il gol del 3-0 da Luciani, anticipato il 26 Franchi, per poco non recupera palla. Può partire il 21 del Borghirosso, sicuramente uno dei più ispirati. Lancio in avanti a cercare Cicerchia, non ci arriva nessuno. Può spazzare con calma la difesa del Lokomotiv. Cade a terra Reali senza fallo secondo l'arbitro. Lancio in verticale, bravissimo il 33 del Lokomotiv, l'autore del primo gol. Ad anticipare tutti
tranquillo, ragione. Tanti spazi per le due squadre. Squadre un po' lunghe. Ovviamente adesso saltano un po' gli schemi. Il Borgorosso deve disperatamente trovare un gol, quantomeno per accorciare le distanze e per provare nell'impresa di pareggiare la gara negli ultimi secondi. Dall'altra parte il Lokomotiv può sperare in qualche azione di contropiede per chiudere definitivamente la gara sul 3-0. So, gestisce palla il Lokomotiv senza fretta, non ha necessità di attaccare, squadra in maglia celeste ovviamente. Vantaggio 2-0, mancano pochi minuti più recupero. Il Borgorosso dovrebbe fare qualcosina in più, qui grandissima azione, poi cross in mezzo. Bene anticipato a Puzzo. Porta avanti palla il Borgorosso. Vado con un calcio di punizione sulle tre quarti difensive. Cervalieri. Ora Cervalieri in possesso di palla. Prova a lanciare in avanti verticalmente. Bravissimo. Benedetti in spaccata a fermare tutto. Di Maria non controlla il pallone. Può ripartire Bellini. Ora palla del 27 che si gira su se stesso, si scancia dalla difesa Cervalieri, però torna indietro Bellini, poi lancia in avanti, ottimo intervento difensivo di Codiani. Vai Mappe, presa! Lancia, Codiani tiene il pallone, va per vie centrali, lancia in avanti, cercare Venale, fallo laterale per il Borgorosso. Fosse mano non ravvisata però dall'arbitro, ovviamente poteva starci il fallo di mano di Botev. Supera il pressing avversario il Lokomotiv. Sbaglia l'aggancio Franchi. Ha provato le 9 ad andare su di lui. Lo costringe all'errore. Porta avanti palla il 21. Venale viene fermato con un fallo. Si ripartirà con un calcio di punizione. La sua sostituzione per il Borgorosso che prova in queste battute finali il gol del 2-1. Batte Cervalieri con il sinistro, fa il numero 90, calcio di punizione direttamente dalle braccia di Rizzi. Pallone il Lokomotiv, però è ottimo l'intervento di Maria sulla linea del centrocampo. Porta ancora avanti palla difensore del Borgorosso. Botev larga sulla destra, non è preciso, fa buona guardia la difesa del Lokomotiv. Rimessa laterale per il Lokomotiv.
che sta conducendo questa gara per 2-0. Risultato che permetterà alla squadra in maglia arancio di andare a giocarsi la semifinale della Coppa MIV, il 4 per il gioco qui fischiato il 4 di aprile contro il Maccabi. Sempre qui si potrà giocare l'accesso alla finale. Cervalieri. Va per vie centrali. Poi il lancio in avanti non è male l'idea, ma ancora un pallone troppo corto e quindi favorisce la difesa del Lokomotiv, che riesce a fare buona guardia e a conquistare il possesso di palla. Qui un altro rischio da parte del Lokomotiv, che in difesa ha sbagliato veramente poco e niente in questa gara. Carmosini. Sbaglia Carmosini, arriva Luciani che non riesce a dare forza al pallone, erroraccio del portiere del Borgorosso che stava rischiando di far chiudere la gara sul 3-0. Invece c'è ancora speranza. In avanti, qui sbaglia. Il pallone che viene mandato in calcio d'angolo. Ci saranno le ultime sostituzioni per il Borgorosso. Oh, Mico, vai dentro! Regaliamo dentro! Una delle ultime occasioni per il Borgorosso, per quantomeno accorciare le distanze, anche se il risultato sembra ormai segnato. 2-0 per il Lokomotiv. Viene sostituito proprio il giocatore che doveva battere il calcio d'angolo. Rientra in campo Parri. Non batte lui il calcio d'angolo, batte Lembo, scelta particolare farla battere a lui. Obiettivamente, tanto calcio d'angolo battuto, esce molto bene il portiere, scelta particolare farlo battere a lui, vedendo gli altri in campo è assolutamente il più alto, avrebbe potuto dare una mano in mezzo all'area di rigore. Qui erroraccio, sbaglia completamente tutto, palla che arriva a Reali vince un contrasto. Va bene, fischiato un calcio di punizione, quindi nulla di fatto. In avanti, un colpo di testa, Luciani va indietro da Bellini. Tanti palla Sardo, sbaglia però il lancio in avanti. Alla persa, ragazzi della Lokomotiv, che comunque stanno gestendo il risultato. Hanno anche sfiorato questi ultimi minuti di andare sul 3-0. Cerchio del centrocampo, ancora pallone portato in avanti dalla squadra biancoceleste. Errore però nel passaggio in avanti. Bellini festeggia molto bene in mezzo al campo. Il pallone viaggia sulla destra, poi torna ancora per via centrale da Benedetti. Però adesso possesso palla del Lokomotiv, sale in pressione il Borgorosso, esce molto bene il Lokomotiv, in questo momento non sta perdendo palla. Luciani tiene palla il Lokomotiv, possesso palla che va avanti da un po'. Borgorosso sta correndo a vuoto, triplice fischio dell'arbitro, finisce qui la gara, quarti di finale della Coppa MIV, vince 2-0
il Lokomotiv grazie alle reti di Antolini nel primo tempo e di Reali nel secondo tempo. In semifinale